Buonasera, bentrovati in diretta su Bergamo TV con tutto Atalanta. Sì, siamo in diretta, è Ferragosto, pure noi ci siamo. È lunedì e quindi come tale ci toccava, ci siamo. Siamo in diretta, puntata numero 1708 della nostra storia per commentare la prima giornata di campionato, la prima partita ufficiale dell'Atalanta che ha vinto soffrendo 2-0 a Genova contro la Sampdoria con un gol per tempo di Toloi e del nuovo acquisto Lookman. Parleremo di questo, parleremo del prossimo match perché il debutto casalingo fa tremare i polsi perché subito con la avversario sulla carta più duro, vale a dire il Milan, campione d'Italia, domenica sera al Gavi Stadium, subito big match con tanto pubblico e tante aspettative, nel mezzo un calciomercato che rimarrà aperto fino al 1° di settembre, ultime due settimane che oggi ci propongono una voce nuova che è quella dell'esterno destro Soppi dall'Udinese. Sembra essere questo il nuovo obiettivo per quel che riguarda la fascia destra dell'Atalanta, questo giovane giocatore che avrete per un esempio, è il giocatore con cui c'è stato quel famoso contrasto con Calabria in questo turno di campionato che ha provocato il discusso calcio di rigore dell'1-1 del Milan a San Siro che poi ha vinto per 4-2 sui friulani. Ne parleremo con qui questa sera, in studio con me ci sono, vado a salutare, ben ritrovato Cesare Malnati, ciao Cesare. Buonasera a tutti. È vero dopo che un mese di assenza, di vacanze. Bella vita, è stata dura per me, ma soprattutto per voi, un mese senza di me. Sì. Adesso ho pensato che anche se era Ferragosto non potevo tradire ulteriormente. Questo regalo. Ma, quindi, ma tra l'altro ecco, c'ero anche l'ultima volta. C'era anche te, non mi ricordo. Mi pare che c'è anche in giro Carcano. Dov'è? Sotto la solita tettoia? No, però come tu ci fai notare con la tua mascherina sempre ben... Ah, vabbè, la devo togliere. No, lì magari non è utilissima, vabbè, però appunto, sempre a disposizione, ci ricorda che per motivi proprio di sicurezza più di tre persone a distanza non possiamo contenerne, per cui abbiamo uno studio laterale dal quale salutiamo Fabrizio Carcano del giorno. Buonasera, ben trovato, ciao Fabrizio. Buonasera. La sua faccia immutabile. Ah, guarda che bel look, dall'altra parte del muro. Intanto io sono qua con degli abbaglianti perché sono fatta l'illuminazione che vi dico non vedo niente. Meno male. Però vedo Malnati con questa mascherina di tendenza sul braccio. Ci sembravi un po' bianchino e allora abbiamo cercato di abbronzarti un po'. Insomma, questo è l'obiettivo per il nostro Ferragosto, ecco, mettiamola così. Ciao Carcà, fai bravo, come dice Percassi. Ma come, fuoco e fiamme, poi gli dici fai il bravo perché hai paura? No, perché ho già leggiato qualche fregnaccia. Ha detto che mi beve come un'acqua tonica sui social. Ha detto che addirittura, restando così nei primi quattro, le solite esaltazioni fuori luogo, cose alle quali, secondo me, non crede nemmeno lui. Ma lui io le scrivo. Fa delle Cesare, affermazioni. Tu non leggi il giorno, alle quali nemmeno crede. Io le scrivo. Andrea, che ogni tanto carta mi legge, canta, lo sa che le scrivo tutti i giorni, poi sbaglierò tutto, però le scrivo. Le scrivi perché sai che non ti legge nessuno. Beh, 50.000 lettori in Lombardia al giorno, insomma. Cosa fai in Lombardia? Il giorno. Ho capito, ma non è che magari leggo era Genova in tribuna a scrivere il pezzo per il giorno a vedere l'Atalanta dal vivo. Ma lui per quello non ha mancato mai, va anche in capo al mondo, mi pare che ti segue anche Zingonia Stadio Georgia. Genova ha scritto. Va dappertutto, per quello va non si capisce che cosa ci vada a fare però. Questo è un tema, io non rispondo. Io te l'ho già detto, io ti apprezzo moltissimo come giallista. Perché non continui a fare il giallista? Ecco, beh, questo lo vedremo al termine della puntata. Insomma, ma Cesare, anche io ti apprezzo come scommettitore di cavalli, però dovresti fare femmina a cavallo 3. Cioè. No, io scommetto. In mezzo a questo c'è Andrea Lo Sappio, giornalista di tutto Mercato Web. Ben ritrovato, sono Andrea. Sono bravissimi a fare tutt'altro entrambi. Ecco. Pietra tombale, come dire, andiamo. Appunto, bravo, questa conclusione ti fa onore. È il suggello giusto. Adesso è meglio che cambi argomento. Cosa dici? Inizia la puntata? Cominciamo la puntata. Va bene, sì. Ok, grazie per il via libera. I nostri telespettatori possono scriverci via sms 335-699-423, messaggi che dovete passare in sovraimpressione. La domanda è: cosa ne pensate oggi di questa Atalanta dopo il debutto in campionato in vista del Milan? Cosa va, cosa non va e soprattutto che cosa fareste sul mercato a questo punto due settimane dal termine? La domanda è scontata, ve la stiamo portando avanti per tutto questo mese di agosto, ma è ovvio che con il conto alla rovescia che prosegue, che continua, con sempre meno tempo a disposizione, anche lo stesso Gasperini insomma si aspetta qualcosa. Voglio capire voi da casa che cosa ne pensiate. Scriveteci via sms oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it per le vostre domande anche ai nostri ospiti in studio, non soltanto le vostre considerazioni, oppure avete a disposizione anche i nostri profili social di Instagram e di Facebook. Prima di tutto però direi che cominciare con la prima vera copertina di quest'anno dedicata alla vittoria per 2-0 di Genova contro la Sampdoria, copertina a cura di Beppe De Vecchi. We'll be right back.
Allora, qua discussioni già cominciate mentre guardavano giustamente la copertina con le immagini salienti di questa partita, però siccome non voglio interrompervi perché mancano già 30 secondi al primo stacco pubblicitario, abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, mi fermo subito per la pubblicità e poi iniziamo con i pareri in studio. Io inizierei per esempio da Soppi per capire che cosa ne pensate del calciomercato dell'Atalanta e poi ci proiettiamo su questa vittoria contro la Sampdoria. Tra poco.